Simone Ruggero. Sì, sì, come no. Simone, Simone e Vittorio. Prego. Raggiungeteci. Monica. Monica che arriva. Eccoci, prego, prego. E eccoci qua. Ecco, Vittorio Viviani, che si esibirà il 25 domenica sera sul palco di Piazza Innocenzo III. Ecco. E Simone Ruggero. Benvenuto, Il 27, sempre a Piazza Innocenzo III. Prego. Bene, allora, noi quest'anno siamo alla 26ª edizione. Allora, facciamo parlare magari prima l'assessore? Che ne pensi, direttore? Perché? Sei contento di questo? Ti comando io stavolta. Dunque, allora, noi lo iniziamo già stasera il festival, in realtà, con questo meraviglioso concerto. E, fra l'altro, vi diciamo che dal 23 saremo in Piazza Innocenzo III. 26ª edizione, un'edizione molto importante, ma è un'edizione che, diciamo così, si rifà a quello che può essere il concetto di contaminazioni. Ecco, assessore, ne parliamo? Sì. Buonasera a tutti, consentimi, Gaetano, di ringraziare prima di tutto il sindaco, i colleghi assessori, tutti i consiglieri per aver per nutrire questa fiducia nel nostro lavoro. Un gruppo di lavoro formato dal direttore artistico Giacomo Zito, dal direttore teorico critico Gaetano D'Onofrio e dal direttore tecnico Peppino Scandorcia e naturalmente dai funzionari comunali e dai dipendenti comunali. Senza il loro supporto, senza il loro lavoro, non saremo noi in grado da soli di assolutamente di offrire uno spettacolo come quello del Teatro Magnino e come quello che ci sta regalando in questa serata il maestro D'Antò. E il tema della contaminazione, la prima contaminazione è senz'altro quella di stasera, quella di voler in qualche modo a far avvicinare due mondi che sembrano un po' lontani, come quelli del Festival del Teatro Medievale e quello del Teatro Anagnino. Questa è stata una scelta coraggiosa ma molto suggestiva, due mondi che invece secondo me si sfiorano. E poi perché il festival è patrimonio di tutti, è il fiore all'occhiello della nostra offerta culturale e ci piaceva raccontarlo al nostro pubblico, raccontarlo a questo meraviglioso pubblico che è appunto il pubblico fatto degli Anagnini. Grazie all'assessore. La parola la passiamo a Giacomo, così diciamo le cose più importanti e poi mi introduci anche il grande attore che è vicino, il grande... C'è un uomo di teatro che è vicino. Grazie Gaetano. Brevissimamente, il programma del festival di quest'anno è un programma di cui siamo straorgogliosi. Ringrazio veramente l'amministrazione di avere messo in atto le forze necessarie per fare del Festival del Teatro Medievale di Anagni quest'anno un festival che veramente fa invidia ai festival nazionali. Tutto quello che dovete sapere è che comincerà il 23, venerdì, con la Compagnia dei Folli. Il programma lo trovate dappertutto. Una cosa a cui tengo moltissimo è che abbiamo deciso di dedicare il festival di quest'anno a Ennio Fantastichini, che ci ha lasciato purtroppo troppo presto e che... proprio il 23 verrà ricordato dalle parole di Piero Fantastichini, del fratello, che verrà come ospite d'onore al festival. Ricordo solo gli ospiti d'onore soltanto perché magari sono proprio frutto dell'ultima ora. Puoi fare. Paolo Bonacelli verrà, il grande Paolo Bonacelli, attore addirittura di Visconti, verrà a di Pasolini. Pasolini, ma è una carriera straordinaria, ritirerà il premio Anagni Città Teatro domenica 25, mentre Antonello Fassari sarà ospite d'onore il 27 di agosto e Stefano Reali, grandissimo regista televisivo, grande sceneggiatore, verrà a ritirare il premio il 30 agosto. Lo dico solo perché magari nel programma non sono ancora inseriti, ma a livello di stampa saranno sicuramente menzionati. Per quanto mi riguarda io chiuderei qui. E tanto invece lo spettacolo che farà il nostro grande attore. E passiamo il microfono a Vittorio Viviani. Grandissimo. Una serata. Buonasera, grazie. Io sono veramente onorato e felicissimo di essere qui. Torno dopo solo 18 anni qui ad Anagni. Meno male siamo ancora tutti qua.
e torno felicemente, facevo a loro un grande spettacolo che è l'Allegro con Mario di Windsor, con la Giorgia Bertazzi, regia di Gigi Proietti. Adesso io torno qui per dimostrare che Shakespeare è un copione, ha copiato dalle novelle italiane. Io ho questo compito da un po' di anni a questa parte, di indagare e sbugiardare il bardo, e sì, perché è un infingardo, il bardo infingardo appunto, e ha copiato minimo 10 testi suoi famosi, bellissimi peraltro, ecco, sono stati ispirati la tesi della difesa, io dico copiati, in particolar modo la grande storia, una storia che tutti conoscono, una storia popolare, che è quella di Romeo e Giulietta, che non l'ha inventata Shakespeare, ma è un'antica storia italiana scritta da almeno 3 novellieri, e lui precipuamente l'ha copiata da Matteo Bandello. E io con quella vengo, illustrerò e racconterò questa novella bellissima, divertente, appassionante, commovente. Ci sono dei momenti, quasi tutti, che sono più belli di quelli di Shakespeare. Si piange a un certo punto, in quella lingua meravigliosa del Rinascimento, che l'italiano era la lingua che legava allora tutto il mondo, e legava l'Europa, quindi tutto il mondo. Era, l'inglese era un residuo di un'isoletta al di là della Manica, mentre l'italiano, le opere italiane, le opere scritte giravano in tutta Europa, venivano lette, spacciate, copiate, tradotte. L'italiano era conosciuto alla corte d'Inghilterra, la regina d'Inghilterra, un libro che ne viene scoperto, che ha fatto il professore un anno e mezzo fa, e sono uscite queste lettere, scrivevi in italiano con una consapevolezza da letterata, facendo l'ironia addirittura. Quindi anche Shakespeare ha letto tutte le novelle italiane. E in questa lingua rinascimentale che è vivida, è molto vicina alla nostra, e serve a noi, è come parliamo noi, piena di tutti i giorni, noi parliamo con i dialetti, con i modi di dire, con i proverbi, in quella lingua c'è, quindi è una lingua vivida, che sposta, che improvvisa, che scarta, che fa, ecco perché il jazz. Hai capito perché? E ci avremo o quel pianoforte esattamente, però nell'altra piazza, un sassofonista con pezzi jazz con loro, del Vittorio Mezza, pianista, che insegna proprio al conservatorio di Frosinone, peraltro, da dove proviene il bravissimo maestro D'Antò, che stiamo godendo delle sue esecuzioni e interpretazioni, e poi di Gianluca Lusi ai sassofoni, c'ha più sassofoni, è uno solo ma c'ha più sassofoni, e facendo pezzi da Nino Rota, Ciazzecca, Ciostakovich, Tchaikovsky, Duke Ellington, Mingus, fino a Louis Armstrong, e finirà con quei famosi jazz, i funerali jazz, che partivano tristi ma erano allegri perché era la gioia dell'arte come la gioia dell'amore di Romeo e Giulietta. Se piagni, portate fazzoletti, ma si ride anche. Ciao. Bene, grazie. Ricordo che lo spettacolo di Vittorio Viviani è domenica 25, Juliet e Romeo in jazz, quindi non ve lo perdete. Poi abbiamo una conoscenza per noi molto importante, Monica Fiorentini. Lei vive ad Anagni da diversi anni, facciamogli un applauso, perché è una nostra concittadina. Mi fa piacere poter dire che lei è una grande professionista, una grande attrice, regista, fra l'altro figlia d'arte, ma la cosa importante è che qui ad Anagni lei non solo è venuta per fare teatro e fare teatro con i giovani, ma poi c'è rimasta, e molti dei giovani che sono stati nei suoi laboratori, nelle sue, nella sua compagnia, poi piano piano hanno preso la strada del professionismo, e quindi per questo merita davvero tutto il nostro calore, perché è una donna che si dà con passione, si dà anche con tantissima disponibilità, ama il teatro, è il teatro. Monica Fiorentini. E che ci farai di bello al festival? Allora, lo spettacolo si intitola Veggio da Lagna uscir giocondo riso, quindi una cosa l'abbiamo capita, che è uno spettacolo divertente.
Sono due atti unici, scritti a quattro mani con un giovanissimo talento nannino, si chiama Mauro Ascensi. Tutto il cast, tranne un piccolo particolare, è composto di giovani o meno giovani attori nannini. E questo è una meraviglia per il festival. Lo spettacolo si svolge, cioè la storia si svolge ad Anagni, parla delle tradizioni anagnine, quindi insomma più di questo penso non era possibile fare. E a proposito di contaminazioni, c'è una partecipazione straordinaria che è di un personaggio che tutti voi che siete qui per il gruppo teatrale Anagnino conoscete molto bene, un tipo secco secco, riccio, con gli occhiali, sapete di chi sto parlando, che farà una partecipazione straordinaria, quindi ci sarà anche lui, quindi è molto contaminato questo mio spettacolo. Ecco, basta, io spero che insomma parteciperete numerosi, perché appunto è uno spettacolo che parla proprio di voi, un po' di tempo fa, ma insomma le cose poi più o meno si ripetono sempre le stesse. Ecco. Bene, e lo spettacolo di... sì, applauso, come no. E lo spettacolo di Monica Fiorentini ci sarà mercoledì 28, allora mercoledì 28, poi prendete il folder, però con Monica Fiorentini e tutta la sua compagnia, alle 21, come sempre in Piazza Innocenzo III. Simone Ruggero, giovane, vero che sei giovane? Di 30 anni. Continuano a dirti sempre giovane, giovane. Meno male. Dunque, lui con la sua compagnia, la compagnia Draccar, sei stato al festival... nel 2015. E hai portato lo spettacolo che aveva vinto il concorso internazionale. Aveva vinto il Salviamo i Talenti, il premio Attilio Corsini al Teatro Vittoria, Coriolano. Coriolano, che noi abbiamo visto e abbiamo apprezzato. Quest'anno che ci porti? Quest'anno, innanzitutto io vorrei ringraziare Giacomo Zito e tutto il festival e anche il pubblico, perché parlando appunto... grazie. Perché... parlando a nome appunto di una compagnia giovane e con le difficoltà che abbiamo noi insomma di sgomitare, insomma è un periodo difficile per noi giovani, però vedere una piazza così gremita e avere la possibilità di recitare su un palco insieme a grandissimi artisti è veramente per noi un piacere oltre che un onore, quindi rinnovo insomma i miei ringraziamenti a tutti e anche ovviamente al pubblico. Quest'anno, seguendo la nostra tradizione shakespeariana, perché anche noi insomma siamo Shakespeare è uno dei nostri cavalli di battaglia, portiamo in scena I Gentiluomini di Verona, quindi un'altra opera, per così dire, poco rappresentata di Shakespeare, e siccome sentivo parlare anche prima che questo è l'anno in cui c'è anche un po' una commistione di generi, noi faremo un adattamento un po' particolare, senza adesso spoilerare troppo al pubblico, però avremo musica dal vivo, quindi ci saranno dei momenti anche di canto, di ballo in cui verrà coinvolto il pubblico, quindi sarà una grande festa per tutti, la regia è di Ilario Crudetti, insomma speriamo di farvi divertire e ci vediamo il 27 agosto. Ecco, allora, sì, applauso. Grazie, grazie. Simone Ruggero, dal microfono. Allora, voi ci siete il martedì 27 agosto, il giorno prima di Monica, quindi gli dovete aprire bene la strada. Allora, passo il microfono al nostro sindaco, ricordando che al festival avremo ancora, insomma, importante, grandi nomi, voglio soltanto ricordare così, tanto per esempio ci sarà la Compagnia dei Folli, che l'anno scorso si è presentata con lo spettacolo Luce, che era uno spettacolo di teatro immagine e acrobazie aeree, quest'anno credo, Giacomo lo posso dire, che arriveranno con il fuoco? Ok, lo possiamo dire. Poi avremo Alessio Boni, sabato 24 con Tutti i Resti e Silenzio, e voglio ricordare lo spettacolo Juliette, che debutta, è un'anteprima nazionale di Loredana Parrella, e poi il Rigoletto, la lirica, torna per la seconda volta nella Piazza Innocenzo III, e poi concluderemo con Da Shakespeare a Pirandello con Giorgio Pasotti, insomma veramente un festival di straordinaria importanza. E il nostro sindaco, che è stato assessore alla cultura per molti anni, il festival lo conosce bene, ci conclude non solo parlando del festival, ma invitando tutti a venire. Buonasera a tutti innanzitutto e grazie. Devo mutuare chiaramente i ringraziamenti dell'assessore Marino a tutto lo staff politico e lo staff tecnico del Comune di Anagni, che ha permesso questa bellissima edizione dell'estate anagnina.
e adesso parleremo anche del festival, ma soprattutto voglio fare un ringraziamento. Voglio fare un ringraziamento ad Anagni e agli anagnini. E lo dico veramente convinto e vi dico perché. I primi giorni dell'estate anagnina pensavo che fosse una suggestione. Vedevo troppa gente, tanta gente. Poi ogni giorno che passava vedevo che ogni manifestazione era sempre più gremita. Quella, la piazza di questa sera ne è prova. E questo significa che non è che siamo stati bravi. Al di là, ecco, la bravura la lascio e il merito lo do agli organi tecnici. Però forse abbiamo centrato un obiettivo, essere inclusivi. Inclusivi nel stimolare la fantasia e anche la conoscenza delle persone. Quello che è stato fatto questa sera, io gli do una valenza importantissima. Si parla di sicuramente un messaggio, e cioè unire il teatro popolare fatto da amatori, e oggi stiamo parlando di un teatro fatto da professionisti. Non è vero che le due cose non possono dialogare. Spesso nel tempo, anni addietro, si parlava con luoghi comuni, il Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale è per pochi eletti, per solo per chi conosce il teatro. Non è vero niente. Il teatro dà sensazioni, sia se fatto da un bambino che fatto da un attore, da un maestro come loro. E la prova ne è anche la musica. Io non sono un esperto di musica, ma vedere le mani del maestro Tantò che volano su questa tastiera e magari ogni tanto chiudere gli occhi e farsi entrare quella musica dentro, divento un esperto di musica anche io. E allora quello che dico alla città Gaetano non mi è difficile, dico partecipiamo ciascuno con la propria competenza, con la propria emozione, con la propria condivisione, e allora avremo centrato l'obiettivo, quello di allietare in un momento, hai detto bene, non facile. Non è facile per gli artisti, non è facile per le famiglie, non è facile per nessuno, neanche per chi amministra è facile, ma solo l'orgoglio di appartenere ad una comunità che non è vero che è stanca, non è vero che è rilassata, non è vero che è demotivata. È solo una comunità che va stimolata. Noi ce la metteremo tutta, ce la metteremo per le cose sicuramente importanti come possono essere i servizi, le opere pubbliche e tutto ciò che serve alla città, ma lo vogliamo fare anche con questi momenti che magari servono a scaricare le tensioni emotive e a lasciare la mente un po' più libera, rilassarsi, godere lo spettacolo e poi magari affrontare la vita in modo più proprio. Grazie. Grazie. E allora l'appuntamento, sentiamolo forte l'applauso per tutti loro, perché l'appuntamento è a partire dal 23, quindi fra poco, oggi che giorno è? Oggi è il 20, ci stiamo, fino al 1 settembre con il Festival del Teatro Medievale Rinascimentale di Anagni, 26esima edizione. Grazie al sindaco, l'avvocato Daniele Natalia, l'assessore alla cultura, Carlo Marino, Vittorio Viviani, il direttore artistico Giacomo Zito, Monica Fiorentini, Simone Ruggero e tanti altri grandi artisti. Ci sarò pure io, sì, ci sarò anch'io. Grazie. Vi invito a tornare a sedervi perché adesso facciamo la seconda parte, abbiamo ancora dei brani e poi abbiamo il gruppo teatrale Anagnino. Allora, attenzione perché stavolta...